Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come scegliere FCC o LBT nelle Taranis con modulo ISRM e protocollo Access. Questo tutorial è valido solo per questo tipo di radio. Per le vecchie Taranis che hanno modulo XGT e protocollo ACCST, questo procedimento non funziona. Se dovete cambiare il firmware delle radio con modulo XGT, ho già realizzato un tutorial un po' di tempo fa. Vi lascio il link in descrizione. In linea di massima comunque, con le nuove Taranis il cambio regione non è necessario, in quanto il firmware access delle riceventi è unico. Infatti, se avete aggiornato una ricevente con access, avrete notato come non sono più presenti le versioni FCC e LBT del firmware. Questo significa che utilizzando riceventi con firmware access non avrete mai e in nessun caso incompatibilità firmware con Taranis che hanno il protocollo access. Delle volte però può capitare di dover utilizzare una Taranis Access abbinata a delle riceventi con firmware ACCST. In questo caso dobbiamo assicurarci che il radio e il ricevente abbiano entrambe lo stesso tipo di firmware. Se i due firmware non sono dello stesso tipo e non possiamo cambiare quello della ricevente, si rende necessario cambiarlo nella radio. In altri casi invece potreste aver bisogno del cambio firmware per rispettare le leggi del vostro paese. Vediamo quindi come fare per scegliere FCC o LBT sulle Taranis Access. Per prima cosa assicuriamoci che la Taranis abbia OpenTX aggiornata alla versione 2.3.1 o superiore. Per le procedure di upgrade potete seguire il mio tutorial, vi lascio il link in descrizione. Per fare il cambio firmware con le nuove Taranis è necessario avere un file .lua. Questo file viene inviato da FRSky a chiunque ne faccia richiesta via email. Al momento FRSky vuole che il file .lua non venga condiviso, quindi l'unico modo per ottenerlo è farne richiesta via email. Se più avanti la politica di FRSky permetterà di condividere il file, vi lascerò in descrizione il link su dove scaricarlo. Inviare la mail comunque è molto semplice, in descrizione vi lascio l'indirizzo e il format da usare per fare richiesta del file. FRSky risponde sempre molto velocemente e vi manderà il file in allegato tramite email. Dopo aver ricevuto il file, inseriamo la microSD della Taranis nel PC e apriamo la cartella script e tool. Quindi copiamo il file ISRM mod nella cartella tool. A questo punto possiamo estrarre la microSD dal PC e inserirla di nuovo nella Taranis. Adesso andiamo nel menu di sistema, poi ci spostiamo nella pagina tool. Scendiamo verso il basso fino a trovare Change ISRM Mod e clicchiamo Enter. A questo punto possiamo scegliere la regione, seleziono LBT ed esco. Se abbiamo bisogno di verificare che versione firmware abbiamo selezionato nella radio, andiamo sempre nel menu Setup, poi in Version. Scendiamo verso il basso e clicchiamo su Modulo. Come vedete qui abbiamo EU, questo significa che il cambio regione è avvenuto con successo. Questo era il mio tutorial per cambiare la regione nelle Taranis con protocollo Access. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.